Al numero 194 vi era la casa di Attilio Lucarini, la moglie Annunziata Pierantoni ed i figli Rita e Aristeo. Rita vi restò anche da sposata con il marito Raffaele Naspi ed i figli Roberto e Paolo. I'll tell the man to turn the jukebox. Proseguendo, all'incrocio con la strada che saliva dalle case di Gambella, sulla sinistra vi era la casa colonica di Edoardo Mori, la moglie Antonia Giampieri ed il figlio Mario. Ed inoltre la sorella di Edoardo, Nazarena, con il marito Aldo Agostinelli ed i figli Anna Maria e Stefano. Nel 56, al posto dei Mori, vennero Attilio Capomaggi con la moglie Isola Giaccaglia e la figlia Sandra. Con loro abitavano i genitori Filippo Capomaggi e Concetta Fiordoliva. Proseguendo, poco dopo a destra, vi era la casa Manzotti, al numero 196, con 4 appartamenti. A Pianterreno Gino Naspi, il Latarolo, con la moglie Irma Osimani ed i figli Bruno, deceduto durante un bombardamento al Cavalluccio di Posatora, Renata, chiamata Marisa, e Alfeo. I can't stop wanting you. It's useless to say. Al piano superiore i genitori di Irma, Alessandro Osimani e Claudia Coturni, chiamata Laurina, e per alcuni anni nel dopoguerra il figlio Emilio Osimani, con la moglie Maria Paolinelli ed i figli Rina e Luciano. Sempre a Pianterreno abitavano Enrico Donzelli con la moglie Filomena Mammoli ed il figlio Emilio, con la moglie Aurelia Marconi ed i figli Milena, Renato, Rita e Vilma. Emilio morì nel bombardamento del manicomio del 1943. Da una scala esterna si accedeva al piano superiore, dove abitavano Emma Guidi, vedova Ricci, con il figlio Evandro, il quale nel 52 sposò Edvige Manzotti. Abitava con loro il fratello di Emma, Fortunato, e la moglie Elvira Cursi, detta Cesira. Raimondo Ricci, fratello di Evandro, vi abitava con la moglie Amelia Paladini ed i figli Alberto, Manlio e Paola. Più avanti a sinistra si entrava da Borghetto. Così era chiamato Alfredo Guidi, il quale abitava con la moglie Ida Giampieri ed i figli Lino e Marisa. Con loro vivevano 4 fratelli di Alfredo, Guido, Maria, Gino ed Algisa. A destra, poco più avanti, al numero 198 di via Posatore Madonnetta c'era Schiassi, ossia Enrico Baldini, chiamato però Cesare, con la moglie Erminia Signorini ed i figli Vincenzo e Maria. Vincenzo vi abitò anche dopo sposato con Delia Rinaldi, con i figli Edegardo, Egidio e Maria Luisa. Con i Baldini per un breve periodo abitarono anche Adelmo Rinaldi, la moglie Eleonora Piccinini e le 3 figlie, Rosella, Rina e Graziella, e la madre Rosa Maiolini. Nel 1955 i Baldini e i Rinaldi si trasferirono al Cruciale. Appena sposate vi abitarono Ferdinando Albanesi con la moglie Fernanda Fava e il primo figlio Fausto. Poco più avanti, sempre a sinistra, numero 199, vi era la casa colonica di Fava, Ottavio con la moglie Adele Neri ed il figlio Mario, sposato con Argenta Cirilli, e le figlie Rita, Vittoria, Maria e Paola. Di fronte vi era una stradina, detta la cupa, che portava ai 13 camini e uno stradone salito il quale si arrivava da Andreoni. Ruggero Andreoni con la moglie Ersilia Stacchiotti ed i figli Argia e Luciano. Inoltre i genitori di Ersilia, Giuseppe Stacchiotti e Vincenza Mosca. Argia poi sposerà Gino Manini del Forte e Luciano Gabriella Maiolini delle Fontanelle. Al numero 200 di via Madonnetta abitavano Edoardo Paladini, detto Zambrì, la moglie Serafina Possanzini, chiamata però Cesarina, ed i figli Armando, Gino, Amelia, Adria e Maria. Armando sposò Lina Bruschi, Gino Anna Maria Galassi, Amelia Raimondo Ricci ed Adria Augusto Cesaretti. Poco dopo, ma a destra, c'era la cantina di Pellegrini, gestita da Nazareno Pellegrini e la moglie Anna Cursi. Avevano 2 figli, Vincenzo e Guido, sposato con Amelia Fava.
Nel 1950 subentrarono Emilio Paoletti con la moglie Gina Stimilli ed i figli Goffredo, Attilio e Dario, ed inoltre Cecilia Rossi, mamma di Emilio. Emilio Paoletti gestì la cantina sino al 1954. Dal 52 al 57 vi abitò anche Giacomo De Berardinis con la moglie Maria di Pancrazio ed i figli Gabriella, Ines e Camillo. Nella parte della casa verso Candia abitavano Cesare Pellegrini, la moglie Albina Cesarini, chiamata Ersilia, con i figli Roberto e Marino. Roberto con la moglie Assunta Fava ed i figli Marisa e Vittorio, che poi sposerà Lina Baldini. Marino con la moglie Ermelinda Nicoletti delle case Cavour, con le figlie Fiorisa e Liliana, la quale sposerà Claudio Baldini. Di fronte alla cantina di Pellegrini vi era la casa colonica di Giovanni Neri, la moglie Ida Boncompagni ed i figli Dario, Edegardo e Silvana. Inoltre la cognata Assunta Possanzini, vedova Neri, con la figlia Anna, ed i genitori Luigi Neri e Assunta Giuliani, con la figlia Virginia, che poi si sposò nel 52. Più avanti, sulla sinistra, al numero 204, abitavano Antonio Ragni, che morì nel 40, la moglie Elisa Verdolini ed i figli Emilia, Alfredo, Elda, Arduino e Umberto. Umberto vi rimase anche dopo sposato con Aldesina Bianchelli ed il figlio Giancarlo. A destra, al numero 205 di via Madonnetta, c'erano i Baldini, soprannominati Schiassì. Augusto Baldini con la moglie Ermenegilda Ricciotti ed i figli Ada, Gina, Dino, Mario e Gino. Ada sposò Carlo Piaggesi di Montedago. Gino vi rimase anche dopo sposato con Emma Guidi ed i figli Claudio, Antonietta ed Augusto. Mario Baldini con la moglie Amelia Bruciapaglia ed i figli Graziella, Lina e Leopoldo. Nel 53 Mario Baldini si trasferì in una palazzina poco distante. Di fronte al numero 206 abitavano Alessandro Tonti con la moglie Rosa Giuliani e i figli Aurelio, Bruno e Carmela. Aurelio vi abitava con la moglie Yolanda Manzotti e i figli Rita e Giuliana. Le altre tre figlie erano già sposate, Maria e Ida con i fratelli Batoccolo. Proseguendo si arrivava al bivio detto il Cruciale di Candia. Prendendo per Sappanico, a sinistra, al numero 209, c'erano i Cursi, sin dagli inizi del 1800. Nel 1938 la proprietà fu divisa in due parti. Una parte per Celeste Cursi, con la moglie Cesira Giacchetti e i figli Oreste, Silvio, Michela e Quinto. Oreste nel 50 sposò Olga Giacchetti ed ebbero Roberto e Franco. Da ragazzino andò a scuola dal maestro Adorno Cola, fondò un complesso e poi insegnò al Conservatorio di Pesaro. Sposò Anna Manzotti.
L'altra parte della proprietà veniva coltivata da Stella Tonti, vedova Cuzzi, ed i figli Pasquale e Raimondo. Pasquale con la moglie Edda Giuliodoro, con i figli Rita, Eufemia, Maria, Lina e Sergio. Eufemia nel 57 sposa Fernando Sturani. Raimondo con la moglie Maria Canuti ed i figli Nazareno, Bruno e Gabriella. Più avanti, sempre a sinistra, al numero 210 c'erano Felice Morichi con la moglie Giustina Mengarelli ed i figli Gino e Mario. Gino con la moglie Marina Sabatini ed i figli Dario e Fiorella. Mario con la moglie Irma Gioacchini ed i figli Aldemira e Felice. Aldemira poi sposerà Renato Sturani. Sotto i Morichi vi era la casa colonica di Alfredo Guidi con la moglie Emilia Bertini ed i figli Adelia, Emma, Dino, Ugo ed Anna. Emma, come visto, sposò Gino Baldini. Ed Anna sposerà Remo Sturani. Dall'altro lato uno stradone portava l'ultima casa colonica della parrocchia del Pinocchio. Vi abitavano Mario Maiani con la moglie Santa Giuliodori e tre figli, Primo, Giuseppina e Tersilio. Inoltre la mamma di Mario, Maria Fusconi, ed i figli Esterina e Armando. Mario è stato governatore della confraternita. Armando vi visse anche con la moglie Aldina Liberti e le figlie Anna e Sandra, la quale sposerà Edegardo Bugino del centro del Pinocchio. Nel 55 Armando si trasferì al Ghettarello, dove nacque Maria. Dal cruciale di Candia, proseguendo a sinistra, dopo 50 metri a destra, vi era la casa colonica di Sturani. Pietro Sturani con la moglie Elena Paladini ed i figli Umberto, Italiano, Armando e Cesira. Armando il 21 aprile del 40 sposa Elvira Amico e va ad abitare da Vitalò. La proprietà del terreno era della curia arcivescovile e nel 53-54 fu divisa in due parti e costruita una nuova casa dove vanno ad abitare Italiano con la moglie Arduina Giacchetta ed i figli Fernando, Mario e Marisa. Fernando nel 57 sposa Eufemia Curzi e rimangono sino al 59. Nella vecchia casa rimangono Umberto con la moglie Yolanda Giacchetta ed i figli Gino, Remo e Renato. Gino nel 53 sposa Rosina Giampieri e nascono Stefano ed Elda. Remo nel 56 sposa Anna Guidi e nasce Luciana e nel 59 si trasferiscono. Renato sposerà Aldemira Morichi.